Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di questa serie incentrata su Uncharted 4. E Drake, vai su, grazie, perché stavo andando piano piano giù. Allora, terzo episodio, ci eravamo lasciati qua, in mezzo al mare, dopo, diciamo, a livello di storia, no? Diciamo, dopo questo intro gigante, per chi non lo sapesse, vado a vedere i due episodi precedenti. Insomma, ci ritroviamo qua, 15 anni dopo, perché quell'intro, fra l'altro, diciamo che si basava tutto su Drake, su Nathan, scusate, che ho sbagliato, su Nathan un po' più giovane. Insomma, eccoci qua, dove bisogna andare? Si va a casa, il mio classico istinto. Allora, forse lì, allora sì. Eccolo, l'ho trovato. Bene, com'è messo? È malgoccio, ma niente, però. Gli assi sono in buono stato, potremmo utilizzarli per sollevare l'intero campo. Ottima idea. Avanti pesci. Ok, sono dentro. Bene, la maggior parte è ancora qui. Vediamo. 1, 2, 3. Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse. Vado a recuperarle. Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? Ma la cassa deve essere amica. Ne ho trovata una. Merda, la cassa è incastrata sotto il rinocchio. Facciamo così. Occupati prima dell'altra cassa, poi solleveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei strafagato. Quella lì. Ho trovato l'altra cassa. Ti manca una. Fissala nel rimorchio, siamo vicino a te. Bene, a tra poco. Tempismo perfetto, siamo sopra di te, la gru sta scendendo. Stiamo scendendo. Ok, in posizione, aggancia il rimorchio, vediamo di sollevarlo un po'. Ok, appoggiarlo attorno a una delle casse. Dovrebbe andare. Sì. Ce la facciamo? Ehi, dai. Maremma cane. Come si fa? Hai agganciato il rimorchio? Non ancora. Sto cercando di capire dove collegare il cavo. Vedi se puoi avvolgerlo attorno a qualcosa. Ah, va avvolto. Boh, ragazzi, come sono, come dormo, come sono rincoglionito. Pensavo, lo so, dovessi proprio, diciamo, agganciarlo. Vai, ci siamo, Ale. Ok. Ok, l'altra cassa. La fisso insieme alle altre. Mm.
5 minuti di ossigeno avanzati. Yeah. Che ne dici di restare ancora un po'? Potresti trovare altri tesori. Non può bastare così. Passaggio? Sarebbe gradito. Dimmi quando sei sulla gru. Via. Ce la dovremmo aver fatta. Ricevuto. Risaliamo. Guarda che splendore. Come ti senti? Bene, ora che sono uscito dal fiume. Sarò di pesce per una settimana. Ok, stiamo arrivando, resisti. Sono pronto. Bentornato, Drake! Sì, è bello tornare. Lancia l'attrezzatura. Arriva. Grazie. Bambola è leggera come una piuma. Cerco di agevolarti il lavoro. Amico mio. Come va? Secondo te? Stai bene? In perfetta forma. Stai mettendo tutti in cattiva luce. Ti sto mettendo in buona luce. Addio, chi ha? Dov'ero indietro di 10 anni? Qui finiremo dopo. Allora, quando pensate... Il mio eroe! Andiamo, vediamo chi hai preso. Vedetevi darci una volta. Ehi, la prossima volta lascia andare avanti qualcun altro. Meriti una pausa. No, no, grazie. Riesco a stare a notte. Ad ogni modo, c'è tempo prima della prossima sessione. C'è il lavoro di giovedì? No, andiamo, no. E chi lo fa per me? Non ci credo. La concorrenza è agguerrita. Intanto guardiamo qui. A te l'onore. Sì, certo. Grazie. Guarda un po', abbiamo del rame. Non hai idea di quanto valga questa roba. Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro. Non vuoi fonderlo e farne dei centesimi? Dai, andiamo a festeggiare. Offro il primo giro. Venire a bere con voi? No, 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 non ho più il fisico. Se non ti spiace, sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano. Un'altra volta? Ok, come vuoi. Ehi! Bel lavoro oggi. Grazie. Rame. Ehi, hey, hey, Nate. Nate, aspetta. Ehi, hey, che ci fai qui? Ho un regalo per te. Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel relitto sommerso in Malesia. Oh no. La nave è intatta. Sì. Basta solo prendere il carico. Sei un tipo tenace, devo ammetterlo. E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento. È tutto pronto. Tranne il mio uomo migliore. L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio. Primo, i conigli sono creature adorabili. Secondo, il contatto... Hai permessi? No, non hai permessi. Ah. Senti, nessuno terrà quei permessi. Certo che ma no. Nate, non capisci che gioca a nostro favore? Niente permessi, niente concorrenza. La nave è nostra. Niente permessi, niente partenza. Nate, sarebbero i soldi della pensione. Abbastanza per entrambi. Non so come la vedi tu, ma non ho intenzione di recuperare rottami fino a 60 anni. Tu sì?
meglio della galera. Ora, senti, io mi tiro indietro. E dovresti farlo anche tu. Ok, ma tienili tu. Fallo per me, dai. Guarda che non cambierò idea. Ti chiedo di dormirci su, va bene? Saluta Carla e i ragazzi da parte mia. Ok. Senza impegno, Nate. Ma pensaci su. Studiato da bravo scolaretto. Hai ristretto l'area di ricerca. Sarebbe la scoperta del secolo. Figlio di puttana. No, no, non si può. Tu finirai in mezzo agli altri. Bello scherzo. Boh, ragazzi, l'episodio finisce qui perché il capitolo è durato veramente poco, non l'aspettavo nemmeno io. E niente, come avete visto, inizia il quarto, quindi direi che anche il terzo episodio si conclude qua. Cioè anche il nuovo episodio si conclude qua. Vi ho detto questo, ci vediamo al prossimo, che è il quarto episodio. E niente, come avete visto, si chiama Una vita normale. E detto questo, vi aspetto e vi saluto. Ciao.